tu, questa è una cosa buona, per dire. Ma l'idea di inclusione è che però poi quando io ho bisogno di portare mio figlio a scuola, non pago la babysitter e ce la faccio portare. E così, come dice sempre in Francia, non devo dire, non devo ringraziare nessuno, non mi devo sentire in debito, diciamo così. Anzi, piuttosto, casomai proprio quella mamma potrà, perché forse quel giorno è il giorno in cui c'è il giorno libero. E allora l'idea è che questa reciprocità, la possibilità di attivare un processo di inclusione vera, non tiene dentro soltanto i bisogni dell'altro, ma anche il modo in cui io gestisco la risposta comunitaria o invece individualizzata, autonoma, autoreferenziale, ai miei bisogni. Ora, in quest'ottica è utile dirci che evidentemente quando poi però abbiamo a che fare anche con problematiche di disagio più articolate, c'è oggettivamente una differenza di potenziale, una differenza di potere, potremmo dire, a partire dalla consapevolezza delle proprie energie. E quindi, come ben sottolinea Roberto Maurizio della Fondazione Paideia in un librettino che illustra il metodo dell'affiancamento familiare, che pure va nella linea di, diciamo, riorizzontalizzare i rapporti tra chi dà e chi riceve, e lo dice con molta chiarezza, cioè, attenzione, non è facile lo sviluppo di una reciprocità completa, e se non è completa non include fino in fondo, e quindi noi questa difficoltà dobbiamo metterla a tema, ed è interessante vedere alcuni come stanno provando a risolverla. Allora, sperando che in questa sala si veda meglio uno schermino rispetto a quello che ho proiettato di là, c'è questo triangoletto, si riesce a vedere più o meno? Ok, ora l'idea è che ci sono delle dimensioni, delle aree sulle quali bisogna lavorare per innescare un meccanismo di piena inclusione, e sono, diciamo, sintetizzabili in questi tre vertici. Il primo è quello della questa che fa dire a Francesca, diciamo così, della responsabilizzazione reciproca. Dicevo, io aiuto te, tu aiuti me, in modo molto semplificato. E dunque, per sviluppare questo, evidentemente bisogna mettere in conto che non si può sempre partire soltanto da qual è il tuo bisogno, ma forse occorre fare un lavoro su cosa sai fare o su cosa vorresti fare, e di conseguenza programmare e progettare delle azioni, perché se quella mamma sola è brava a cucinare, ma l'unico modo che abbiamo per condividere la vita familiare è farci dei bei incontri sulle responsabilità educative, per partecipare ai quali occorre anche un certo livello culturale, altrimenti non riesce nemmeno a stare, e quello è il fatto che sa cucinare, diciamo, non diventa un canale di inclusione. Se invece una volta al mese ci andiamo a fare la scampagnata e ognuno porta quello che ha cucinato, verosimilmente, intanto quella scampagnata ha da essere una scampagnata vera, cioè è l'occasione nella quale vado in gita anche con i miei figlioli. Però quella dinamica apre una porta di inclusione. Allora noi dobbiamo chiederci concretamente quali sono le porte di accesso alla partecipazione attiva, perché vi sono azioni che le permettono e azioni che non le permettono. Dopodiché dovrò personalizzare questa dinamica comprendendo qual è il portato di ricchezze e su quello costruire una dinamica. Io ho con molta chiarezza presente che nelle passeggiate mensili organizzate dal gruppo di famiglie affidatarie del quale io faccio parte, è diventata vincente per l'inclusione della mamma di una delle ragazzine in affido ad una delle famiglie del gruppo, il fatto che quando si esce si gioca pure a pallone. Perché in quell'occasione la signora fa il capitano della squadra delle donne, delle ragazze, mentre mia moglie, che è un'ottima mamma, un'ottima educatrice, appunto, perché noi siamo affidatari, anche cuoca, ieri sera abbiamo satollizzato, diciamo così. Però mia moglie, quando si gioca a pallone, sta a bordo campo. Ma quella partita di pallone non serve soltanto a lei, serve ad esempio anche a me per giocare con mio figlio adolescente, che se non ci fosse la possibilità di darmi dei calci senza che io lo possa riprendere, quindi, come dire, diventa realmente una risorsa, ma la premessa è che sta giocando a pallone. Allora, come dire, qui la creatività e l'attenzione
di ciascuno. C'è una dinamica, la analizza bene Maria Rita Pazzi, che è una psicologa abbastanza nota, in un libro che ha pubblicato, il cui titolo è Ingrati. E il sottotitolo è La sindrome rancorosa del beneficato. Cioè dice che a forza di ricevere soltanto, ti va in odio il benefattore. Perché? Perché quella relazione ti aiuta sul piano materiale, ma contemporaneamente ti dice che non vali, che sei uno sfigato. È una relazione dalla quale vuoi fuggire. Ora, mettere in gioco anche, tant'è che la parte dice, una delle espressioni somme della generosità è chiedere aiuto all'altro. Perché chiedere aiuto significa mettersi in down, cioè c'è un tragitto di fatica. Allora, se io mi metto in down, permettete di essere top, ti includi in questa dinamica. Responsabilizzazione reciproca, e ci siamo. Poi c'è un altro vertice, che è quello della riflessività. Ebbene, perché della possibilità di essere reciprocamente inclusi occorre esserne consapevoli, occorre che ci siano degli spazi nei quali ce lo si può dire, nel momento in cui io mi convinco che sono un pollo, nonostante io sia un'aquila, ne faccio esperienza, ma narrando, riflettendo, ragionando insieme, questo diventa anche a me stesso più chiaro. C'è uno spazio di riflessione necessario, ma come lo veicoliamo? Organizzando un interessante spazio di confronto sui vissuti personal filosofici? Evidentemente no. L'anno scorso Don Simone Bruno, che intervenne nel convegno che facemmo qui a Pompei, accennò molto velocemente al multifamily approach, narrando questa dinamica. Lui diceva, un giorno al mese insieme tra famiglie che hanno più o meno lo stesso livello anche di difficoltà, ma un giorno al mese insieme, perché in quelli che si parla, si cucina, sì, però c'è una facilitazione, c'è un accompagnamento che fa sì che poi durante quel momento ci sia anche un momento, uno spazio in cui ci si parla. Però quel parlarsi sta dentro una cornice che già restituisce orizzontalità. E dice così Don Simone, un ciclo intensivo di day unit, cioè di giornate singole, dove condividendo alcuni momenti si possono riscoprire le proprie competenze, perché nei momenti in cui ti aiuto e poi ragiono sull'aiuto, prendo consapevolezza, ho fatto ho accompagnato tuo figlio a scuola, ho fatto gol, gli altri mi ringraziano per quello che tutto questo mi restituisce consapevolezza. Dice Don Simone in ultima analisi, questa è la tecnica del rispecchiamento, io vedo negli altri le risorse, le rileggo anche in me, viceversa anche gli altri ne rimandano, tutto questo produce coscienza di positività, sento di valere. Si riesce ad essere affidabili o ad affidarsi anche se si sente di poter avere fiducia in se stessi, evidentemente. Questa è un'esperienza, questo è multifamily approach, non diffusissima in Italia, però Don Simone poi citava alcune esperienze, sono nati dei centri di trattamento multifamiliare, non sempre hanno avuto vita lunga, ad esempio l'ASL di Milano l'ha realizzato dal 2001 al 2006, c'è stata un'esperienza a Bergamo nel 2004, c'è il Comune di Sondrio che ha fatto tutto un progetto di terapia multifamiliare, c'è Varese con una cooperativa sociale, quindi tirando dentro anche il terzo settore, come dire, ma in realtà poi evidentemente chi su questo vuole eventualmente spendere può andare ad approfondire. Intanto c'è un bel libro che Don Simone ha fatto che va già abbastanza a fondo di queste esperienze, però il terzo vertice è quello della condivisione. Ora, intanto uno spazio di socializzazione avvicina le persone. Se ci incontriamo soltanto nel momento del bisogno della risposta, la relazione si cristallizza sul fare, mentre invece la relazione è innanzitutto nutrita dallo stare. Pensiamo anche alle relazioni primarie, come quelle familiari. Che si fa in famiglia? Innanzitutto si sta. Poi facciamo anche una serie di cose. A Natale, a Pasqua, che si fa? Si sta. Casomai mangiando qualcosa di buono, ma anche il pranzo insieme. È come dire, sì, al di là della masticazione, soprattutto è un modo di stare insieme. Ebbene, in quest'ottica sicuramente le passeggiate, le day unit sono un'occasione conviviale preziosa, ma pensiamo allo scambio di visite.
scambio di vista a casa. Io come posso pensare di essere realmente dentro una relazione che ti include se poi non vengo mai a prendere il caffè a casa tua e tu non vieni mai a prendere il caffè a casa mia? Quindi c'è uno spazio. C'è uno spazio che è quello dell'intimità reciproca. Interessante però mettere in conto che questo spazio a volte ha bisogno di una strategia specifica per essere sviluppato. Qui siamo un po' fuori dalle esperienze dei servizi sociosanitari, ma vi cito una parrocchia del comune di Gorgonzola in cui il padre a un certo punto, resosi conto che la gente non si visitava e di conseguenza non si aiutava più, ha istituito la domenica dell'invito a pranzo. Cioè in quel contesto una volta al mese ci si autoinvita. I primi dieci li ha minacciati di morte probabilmente affinché andassero e si incontrano di domenica senza sapere chi sarà la persona che verrà a casa tua o perché quella gliela organizza il parroco. Hanno dato questa disponibilità, diciamo così. Cioè, soltanto se sei invitante o invitato perché devi preparare la salsa, altrimenti poi non ti trovi. Ora, evidentemente, intorno a questo anche il tema degli operatori di rete, dei facilitatori, sta dentro la costruzione di uno spazio in cui è possibile condividere. C'è ancora qualche minuto o devo mangiare tutto? 5? Ok. Allora, oltre alle dimensioni, vale la pena dirci qualcosa anche sugli ambiti relazionali nei quali questa, diciamo, ritessitura inclusiva può essere messa in conto e su alcuni spunti metodologici ulteriori se ci arrivo. Gli ambiti relazionali potremmo dire che sono essenzialmente questi tre qua. Attivare e riattivare o riattivare le risorse comunitarie ordinarie delle famiglie, cioè quello che dice la dinamica di cui parlava la nostra amica Francesca, le Family Group Conference, fondamentalmente hanno l'obiettivo di riunire quelli che già stanno nella rete di relazioni. Però ci vuole un percorso, ci vuole una metodologia, cioè ci stiamo dicendo che ci sono risorse presenti ma non utilizzate, ignote, sopite, o che si attivano soltanto se c'è un meccanismo di facilitazione. Cioè abbiamo la banca e non andiamo a pescare. In Gran Bretagna hanno individuato una formula precisa di affido familiare che è l'affido connected person, cioè l'affido ad amici vicini di casa, che è distinto chiaramente dal kinship care, cioè dall'affido a parenti. Cioè l'hanno proprio codificato, l'affido agli amici. Addirittura hanno definito degli standard di qualità di questa tipologia specifica, che significa innanzitutto anche uno standard di, diciamo, ricognizione di quelle che sono e di emersione. Quindi attivare e riattivare le risorse comunitarie è la prima dinamica inclusiva, perché è già una rete di relazioni presenti. Le altre dinamiche però possono essere quella che riguarda l'attivazione di risorse comunitarie straordinarie, che possiamo declinare in due versanti. Il mutuo aiuto tra famiglie che condividono la medesima difficoltà, il multifamily approach di cui parlavo prima va in quella linea, ma penso anche alla provincia di Parma che ha organizzato dei percorsi per famiglie d'origine di minori in affido. Ed è stata una roba molto interessante, hanno fatto 6 incontri nell'arco di un anno, incontri molto anche conviviali che permettevano la riflessione, non presso l'ufficio del comune, ma hanno trovato una casetta col giardino, si andava lì e c'era la babysitter, quindi tu, casomai c'avevi un figlio in affido, però gli altri tenevano ancora con te, ci potevi andare facilmente. La prima volta hanno trovato i cornetti, cioè il comune ha cattato i cornetti per rendere più accoglienti, tutti di frutta, per essere accoglienti in quel momento. Dalla volta successiva le famiglie dovevano organizzare un momento della, cioè qualcosa che teneva dentro questa dimensione. Questi dopo 6 incontri hanno chiesto esplicitamente di poter continuare. Normalmente non succede che quando un servizio sociale organizza gli incontri con le famiglie d'origine sono particolarmente contenti e te ne chiedono anche degli altri. Ora, si è innescato qualche cosa, ma ci sono una serie di attenzioni, c'è una pubblicazione della provincia di Parma, anche scaricabile online, che è molto interessante. E poi l'inserimento in gruppi di famiglie solidali che però sono aperte alla presenza di queste, di altri, e qui ci sono varie esperienze, la cooperativa La Grande Casa organizza ogni tanto dei momenti di convivialità misti tra famiglie solidali, famiglie in difficoltà, ma il centro affidi del Comune di Firenze, vado sull'affido perché sono anche le forme più forti di maggiore difficoltà della cosiddetta mamma sola, che è rimasta anche, il centro affidi del Comune di Firenze si è lanciato su un lavoro di gruppi misti tra affidatari e affidanti. Gli affidatari però non sono quelli che hanno in affido i bambini degli affidanti, ma c'è una dinamica particolare che sta dando effetti interessanti. L'ultima considerazione veloce, 2 minuti,
su alcuni ulteriori spunti metodologici, perché noi se vogliamo fare questa roba qua dobbiamo mettere in conto queste quattro cose. La prima, l'abbassamento della soglia d'accesso, cioè per iniziare a fare questi percorsi non possiamo partire dalle situazioni più difficili, evidentemente. Ed emerge da vari, Fondazione Paideia, tutto il tema dell'affiancamento familiare, con chiarezza riguarda non le famiglie maggiormente deteriorate, cioè sono famiglie che hanno delle carenze di riferimenti, ma pensiamo anche alla cooperativa Itaca, quella dei sei gruppi sviluppati in provincia di Bari, loro parlano della necessità di fare un lavoro sulla comunità di mezzo, che non sono né gli inclusi né quelli in carico al servizio sociale perché c'è il provvedimento del tribunale. Questa comunità di mezzo, che è quella che ha rischio di slittamento verso la presa in carico, si può fare un eminente lavoro per iniziare da lì e quant'altro. Lo stesso progetto Pippi, nel quale alcuni sono coinvolti, approccia il tema della negligenza genitoriale, cioè mette in conto che non sono situazioni così gravi. Abbassamento della soglia, primo, non partiamo dalle situazioni più complesse, secondo, dinamiche che permettono di abbassare le difese. Ad esempio, la cooperativa L'Accoglienza di Roma ci raccontava l'anno scorso che organizzare una bella gita insieme, organizzare, quindi non la passeggiata organizzata, cioè vanno proprio a visitare qualcosa, ma sono presenti persone sia, come dire, portatrici di bisogni che portatrici di risorse, ma in quella gita che organizzata più sono fruitori insieme, sono compagni di viaggio, diciamo così. Quindi quello abbassa la difesa, così come varie anche dinamiche. L'attivazione di percorsi prossimali vale la mia del dire, scusatemi la celerità, che se io desidero proporre un percorso di inclusione, ad esempio di una mamma sola che manda il figlio a scuola ma che il pomeriggio non sa come fare per seguirlo perché ha un lavoro che la impegna anche nelle ore post-prandiali, e allora non dovrò cercare indistintamente famiglie disponibili, ma cercherò di comprendere quali sono in quella scuola le famiglie che il pomeriggio fanno delle copie di asilo. Cioè, faccio la proposta a persone alle quali quella proposta risulta prossima a quello che già fanno. Non devo costruire nuove risorse, ci sono già le mamme, anzi, se sono mamme che fanno vedere i compiti ai figli, ma che mandano i bambini nella stessa classe del figlio di quella signora, non solo già lo fanno, ma già lo conoscono. E quindi è ancora più prossima, perché c'è una relazione. Allora qui, a proposito di emersione di risorse presenti, la conclusione è che per costruire reciprocità ogni asimmetria va risolta. E allora probabilmente il percorso che mi include non è lo stesso che mi assiste. C'è bisogno di un gioco di squadra. Si diceva, occorre che ci siano alcuni soggetti, tipo il facilitatore o il portavoce, che non sono quelli che sono deputati anche al monitoraggio e alla valutazione. Gioco di squadra, allora quella mamma poi quando ha bisogno di pagare il pagamento della bolletta, non gliela pago io. Ci sarà il servizio, ci sarà la Caritas, in un gioco di squadra l'inclusione viene, perché poi quando c'è bisogno dell'assistenza altri possono meglio fare il gioco senza nuovamente asimmetrizzare la relazione. Grazie. Quindi la funzione è particolarmente separata, se voglio dire, perché la distinzione tra chi aiuta e chi assiste forse ha delle implicazioni che stanno sono anche un po' difficili da digerire, quindi però invece il valore della squadra di una cosa diversa che tutti facciamo anche questa partita, dalla stessa parte del campo, questo è meglio di dire che ci sia per tutti, perché è vero che mettiamo in campo sapere aspetti organizzativi diversi e riconoscersi reciprocamente, forse la reciprocità non è solamente per chi ha bisogno e chi ha qualcosa da offrire, ma anche nella rete di chi ha qualcosa da offrire. Bene, abbiamo sforato un pochino rispetto ai tempi, ma nel complesso siete stati bravi. Abbiamo due testimonianze da ascoltare. Io comunque non cronometrato. Il dito Salvatore Carbone dell'Associazione della Nuova Anca di Roma. Parlerà in piedi così ci mette di meno. Là. È più comodo, se non mi dà più. C'hai. Ah, vedi un po'. Benissimo. Sì.
Bene, il mio obiettivo è quello di condividere, tanto ringraziando gli organizzatori per tanti stimoli che per noi, che quindi vado a presentarmi, che vivo in una casa famiglia dove sono mamme, sole e sono bambini. Intanto mi piace moltissimo il titolo della retro, perché è mamma sole. E uno, nel portare l'esperienza che viviamo a Roma in questo momento, proprio partirò da questo, nel senso che il tema forte che noi sentiamo, e non so nelle altre aree, temo che sia molto simile, è che il tema delle macchine sole sia un tema che in qualche modo ricama tanti altri temi, ma che di per sé è un tema che non è stato e non viene affrontato e riconosciuto in quanto nel suo specifico. Voglio dire che se facciamo riferimenti sia legislativi e sia poi nelle prassi, parliamo di temi legati al minore, quindi no, tutta la tematica di minore, parliamo di temi legati a delle donne in difficoltà, ma lo specifico che noi viviamo come persone che camminano insieme a queste situazioni di mamme sole e quindi lo specifico del lavoro, quindi che dedichiamo moltissimo al tema della genitorialità, al tema dell'inclusione di questa realtà familiare, è un tema che normalmente è ancita alle altre. Quindi un primo tema per noi importantissimo è stato quello di dire se è vero che dobbiamo includere, se vogliamo includere, la prima cosa che bisogna fare è dare un'identità, un ascolto, una andare a veramente a conoscere che cosa è, chi è la mamma sola, chi sono, quali sono i bisogni, cosa sono i loro saper fare, che poi ha un'implicazione dal punto di vista dell'inclusione moltissimo, nel tema lavorativo, che dal punto di vista dell'inclusione è un tema chiaro. L'abbiamo chiamato il progetto che abbiamo avviato, l'abbiamo chiamato Mamma & Co. E dove abbiamo voluto appunto mettere centralità su mamma e mettere il sogno del Enco, quindi del company, come opposto al punto di partenza del mamma sola, perché il tema della solitudine è il punto che nelle 70 casi, che come le realtà che abbiamo analizzato, tutti diversi tra di loro, ma il punto della solitudine su tutti essi ed è comunque la partenza in tutto questo è assolutamente. Quindi Mamma & Co. è un altro tema che mi fa piacere condividere all'interno di questo progetto, che è di cui stamattina c'è stata già in contatto, è che non c'è nessuno che possa affrontare, aiutare, terminare e percorrere questi percorsi da solo. C'è un tema fondamentale di attivazione di poi. I poli che interagiscono tra di loro. Quando parliamo di tema di una mamma sola, pensiamo con una persona che a questo punto deve interagire con un'altra, con un servizio sociale, con una scuola, con tutta una serie di elementi che non parlano tra di loro. Questa è la realtà. E quindi l'operazione fondamentale che ci sembra dover fare è quella di diventare agevolatori di tutto questo processo, perché è un processo che vede la centralità di questo nucleo mamma con bambini, che vede una grandissima difficoltà, cioè quello di mettere insieme questi elementi. Scopo difficile da raggiungere, perché chiaramente impatta poi tutto il sistema è contestuale, il sistema sociale che viviamo, però ce lo siamo dati come obiettivo. E abbiamo cominciato nel fare questo processo di inclusione, per cominciare a vedere intanto sul nostro territorio, parlo di Roma, parlo di un'area, intanto in particolare di Roma, delle Roma, cominciare in un'area di Roma a vedere intanto chi è che opera, quali competenze ci stanno, come si fa a mettere insieme tutte queste cose intorno alla centralità per fare in modo che questa esperienza di inclusione sia possibile. E lasciare un punto interrogativo, è possibile un'esperienza di inclusione di questo tipo? Se davvero fattibile, perché mattina ti accennavano, lo vediamo tutti, insomma, è già difficile per una coppia in una condizione di partenza magari più facile, per condizioni di questo genere sono però condizioni specifiche molto difficili, quindi in cui il lavoro che noi possiamo svolgere con un facilitatore di questo diventa
diventa ancora, ancora più importante, ma lasciamoci il punto della domanda, è possibile? Allora cosa abbiamo fatto? Vado sul tempo, adesso, perché il tempo è poco, mi piacerebbe tantissimo condividere la strada che in questo anno il progetto è iniziato l'anno scorso, quello che stanno abbiamo fatto, ma un primo elemento che voglio dare, dal progetto, che è partito da un progetto, è nato, quindi l'articolo di intervento, dal progetto è nata una rete attiva in questo istante di associazioni di realtà del terzo settore e dei servizi sociali di Roma Capitale, che opera a questo punto, cioè la prima volta, e questo ahimè, ma meno male, cioè la prima volta insieme. Intorno a questa tematica, quindi punto primo centralizzato intorno a mamme e sole, quindi non già per creare elementi differenzianti che sta per trovare la gente, ma per dare un ascolto vero a quelli che sono i bisogni della comunità. Quindi per far questo il progetto ha cominciato a lavorare su mettendo insieme intanto nel complesso tre poli del terzo settore, uno della cooperativa Novata in cui ho in cui è il piacere di vivere appunto con coppia intanto di vivere all'interno di questa realtà e di essere responsabile di questa cooperativa, che vive le quindi che porta all'interno di questo gioco di squadra, appunto si parlava del gioco di squadra, porta dove? Porta l'esperienza quotidiana della conoscenza, del vivere quotidianamente insieme a tanti altri, ma vivere quotidianamente questa realtà, quindi conoscere la realtà del Nami come vivo. L'altro elemento molto importante che ci è sembrato dover mettere subito all'interno del sistema è la conoscenza e la facilitazione nel tema dell'attivazione delle reti di famiglie di aiuto che possono interagire con altre famiglie. In questo ha fatto parte quindi di questo progetto in maniera molto attiva il Borgo Ragazzi del Bosco di Roma, che appunto ha un'esperienza concreta, perché qui il tema è andare a prendere le competenze che ci stanno e mettere al servizio di questo sport interiore. Quindi il Borgo Ragazzi del Bosco ha un'esperienza nello specifico di sviluppo di reti di famiglie solidali. In quell'ottica che si accennava, che si diceva oggi, si accennava, ci sono spunti, che è invece un'ottica di venire, perché nel senso che la reciprocità, il tema della reciprocità che è fantastico, ma non è il punto di partenza per la realtà. Oggi partiamo da punti molto sfidanti di asimmetria. È un percorso su cui non perdo la speranza, di trovare metodi concreti per realizzarlo, ma oggi non è così, quindi avviare reti di famiglie solidali e che attraverso esperienze concrete possono diventare esperienze di reciprocità, perché questo è il goal che ci riproponiamo. Quindi l'esperienza di collaborazione è molto. Un terzo elemento che ci sembra importante all'interno del progetto è stato l'elemento di sistema, cioè poter interagire a questo punto con qualcuno che forse un esperto, noi non lo siamo abilitati, sulla progettazione sociale, di trasformare quelli che potevano essere via via, quello che per strada si riusciva a trovare, mettere insieme nella rete, in sistema sociale, e che potesse interagire, quindi farne il sistema, che potesse interagire quindi con il sistema di servizi sociali, e quindi potesse capitalizzare su tutto questo. Perché il tema della disgregazione, della frammentazione, della inclusione di cui noi parliamo, non può non partire da un tema in cui noi siamo inclusi, inclusi e includenti. Ma la verità è che oggi, come Marco stamattina si ricordava, spessissimo noi partiamo da un tema in cui io e del nostro modello, del nostro metodo, è abbastanza preponderante e lo spazio per l'altro, quindi per secondarsi o per sostenere la linea dell'altro, è problematico. Questo è una realtà su cui fare conti. Quindi avere qualcuno alternativo che possa integrare la protezione sociale, l'interazione e la valutazione dei singoli contributi si tornano importanti. Cosa concretamente abbiamo realizzato allora nell'ambito di questo, per andare sulla concretezza delle cose? Un elemento importante nella centralità del nucleo mamma e bambino, quindi diciamo, partiamo da loro, partiamo dal basso della nostra esperienza quotidiana, è il dover dire, ma parliamo di progettazione integrata, parliamo di mettere insieme tutti questi elementi intorno a questo nucleo, e parliamo del fatto che questo nucleo, che è nella persona della mamma in particolare, dello stesso, ma della mamma, ma anche che possa portare
il pensiero, il bisogno, le esperienze vissute con il minore possa essere efficace, e ci siamo trovati al fatto che nella realtà non esiste, non abbiamo trovato un modello di progettazione integrata per il nucleo mamma come bambino. Siamo andati sulle varianti, abbiamo trovato per il minore, l'abbiamo trovato per le donne in difficoltà, ma per la mamma con un bambino, quindi con delle specificità su questo non l'abbiamo trovato. Quindi come realtà del territorio ci siamo messi a sviluppare. Ad oggi quello che abbiamo è un primo passo, torno a dire, sono tutto un percorso, una strada che non è arrivata a nulla, ma è arrivata a tanto per certi versi, perché ha messo insieme esperienze, e quello che aveva oggi abbiamo a disposizione, quindi possiamo mettere a disposizione della rete, che è quello che abbiamo nel tempo, a cui dai 3 iniziali sono diventati oggi 15 le realtà del territorio che fanno parte di questa rete, e a cui si sono adesso aggiunti i servizi sociali che regiono la capitale, quindi che fanno parte di questa rete, è una cosa importantissima che posso mettere finalmente in un tavolo in cui si mettono insieme il terzo settore e i servizi sociali intorno a un target che tra l'altro su Roma, i numeri sono di accennava Marco a livello nazionale, su Roma un numero di riferimento, sono circa 10.000 i nuclei di mamme, quindi diciamo femminile, con bambini in condizioni di estrema difficoltà, che una difficoltà si intende non solo rispetto alla povertà, ma anche la concomitanza di vari aspetti che determinano una grande vulnerabilità. Rispetto a questo numero, dalla nostra analisi abbiamo sottoposto 30 questionari a tutte le realtà che accolgono mamme e un bambino quest'anno su Roma, la capacità di accoglienza che noi abbiamo, quelle delle persone che sono i numeri che sono state accolte, sono 500, 10.500. E come di nuovo è stato più volte riportato, quanto tempo ho? Pochi minuti? Due, ok. È stato ricordato è che tutto ciò che è fuori da tutto questo sistema, 10.500, 1.500, la grande maggioranza, non è il tempo megalotono in quel caso, è previsto andare in escalation, perché la criticità crescerà. Ed allora cosa fare di questo? L'unico è appunto attivarsi come rete, quindi potenziare, sviluppando la complementarietà l'uno dell'altro, sviluppare modelli di interazione. Quindi uno è il modello di progettazione disponibile su questo. L'altro tema molto importante è l'individuazione e lo sviluppo del modello delle famiglie solidali, cioè famiglie che aiutino queste famiglie. Abbiamo cominciato con un primo esperimento all'interno del municipio, del nostro municipio, un primo polo. Qui sarà necessario mettersi insieme, e questo è tutto un lavoro da fare, che la rete dovrà fare in questo, proprio quest'anno, di conoscenza e sviluppo sempre più di esperienze presenti sul territorio. Perché cercare da questo di non inventare la ruota, cercare veramente di avere un problema di tempo. Abbiamo un problema di tempo, nel senso che non possiamo, certo non potremmo risolvere tutti questi problemi di nuovo, ma non possiamo aspettare di inventare qualche cosa, dobbiamo andare assolutamente a valorizzare ciò che c'è e il più possibile. Quindi questo sulle famiglie solidali, che si è fatto quest'anno in prima esperienza, sta andando avanti questo gruppo, ma c'è bisogno assolutamente di prendere esperienze sul territorio e mettere a sistema. L'altro livello importante che accenno, ma che è importantissimo, è quello su cui abbiamo lavorato quest'anno, è quello di sviluppare tutti i percorsi di lotta di formazione e accompagnamento per operatori di orientamento al lavoro per la maggior prima. Cioè le varie realtà di accoglienza delle famiglie in cui tutti cerchiamo di operare per aiutare in questo senso. Ma c'è un percorso, c'è una capacità di condividere le esperienze? In questo momento abbiamo iniziato, in questo momento le forze c'è una capacità di condividere le esperienze, ma c'è tanto da fare, nel senso che aiutare, nel senso che l'inclusione delle donne, delle mamme sole, l'aspetto lavorativo è un aspetto molto importante, e se vuoi andare al centro di orientamento del lavoro, eccetera, la conoscenza di questo tipo di esperienze, di esigenze, di bisogni e di a quale poter fare e quale possibilità di poter fare c'è per questo tipo di profilo è bassa. E quindi
c'è da lavorare in questo senso. Abbiamo fatto un primo patronismo, abbiamo fatto un primo documento su questo, che abbiamo messo a disposizione della rete, che tra l'altro ci ho portato alcuni cartellini con un po' di documenti che possono essere, perché il tema è condividere le operazioni, sono piccole operazioni, ma sono temi che poi ciascuno può coltivare. Quindi sul lavoro è un altro tema. Un altro tema che su cui il progetto e adesso la rete lavora ovviamente è quello della formazione. Abbiamo appena fatto un convegno quindi presso il servizio sociale di Roma Marona Capitale sulla progettazione integrata all'accompagnamento sul bambino. A fine giugno, no, al 7 giugno abbiamo un convegno sul tema sulla violenza. C'è un tema specifico come mamma sole con bambini che molte di loro che vengono nelle nostre case, molte intendo dire che circa nella prima anno di un fatto meno del 40% hanno vissuto situazioni di violenza e siccome c'è un limbo c'è una violenza anche assistita. Cioè tutta questa tematica cui far fronte ha bisogno di ritrovarci come affrontarla e quindi faremo un altro convegno su questo. Che facciamo tutto con quello, la cosa interessante è che facciamo tutto con questa esigenza di mettersi insieme e di operare insieme, viene fatto tutto sulla base della voglia e del bisogno di farlo. Su quella gratuità a cui faceva riferimento di Tutiana. Su questo sentire che al di là del fatto si può servire a trovare, perché anche questo è importante, nella complementarietà e noi l'abbiamo visto dall'interno del progetto, c'è stata la possibilità di comunque la nuova arte aveva una disponibilità di una fondazione che ha messo a disposizione dei fondi e la mette all'interno del progetto, ha detto mettiamo questi fondi, io posso intervenire, cioè, c'è stato poi bisogno comunque anche di mettere gratuitamente dei fondi, no? Perché questo succedesse, perché c'è anche il tema economico, c'è. Ma parte tutto da un volersi di mettere in gioco e di mettere in gioco tutti insieme sulla centralità di quel progetto. La rete è nata, se voi volete avere riferimenti ulteriori su questa rete per informazioni o per adesioni, revisione gratuita questa rete per in particolare per chi opera nella regione Lazio, può contattare un coordinamento con l'assunto di materiale per iscriversi, perché il cammino da fare è lungo, ma la partenza è buona. Significa che in un contesto disgregante come oggi purtroppo spessissimo viviamo, invece vedere e leggere che ci sono fattori aggreganti che ci chiamano tutti insieme, che vengono da noi tutti insieme, a ritrovarci insieme, a ritrovarci insieme intorno a questo specifico bisogno che è una grande opportunità per noi, per le famiglie che sono state coinvolte, le cosiddette famiglie che non avevano particolari, che non hanno grandi particolari, come dire, vulnerabilità, ma di mettersi accanto e scoprire a proposito della reciprocità, quali grandi ragioni di senso e di risposta hanno dato queste famiglie fragili nell'operare, cooperare insieme ha dato veramente un profondo senso di reciprocità in questa azione. Chiunque ha sviluppato, ha avuto questa possibilità, al di là poi della mancanza di modelli, di contesti, eccetera, ma l'ha vissuto sulla propria pelle. Questo è quello che ci invitava, c'è qualcuno che ha fatto questa esperienza, quindi non c'è tempo di voler raccontare, ma quanto sincero da questo punto di vista veramente è tantissimo. Partendo dall'accogliere questa situazione, ma anche solo con noi, è dal fatto che è un fenomeno grande a cui siamo chiamati e che oltre che essere un problema può divenire una grande risorsa. Mi piace moltissimo questa visione di mamme sole nella lettura che faceva il nostro moderatore. Le mamme sono anche un sole, cioè attraverso quella luce lì può determinare dei cambiamenti nei nostri comportamenti. Noi a Roma, in un contesto che sapete piuttosto problematico dal punto di vista dei servizi, lo hanno già fatto. Ok, grazie. Sottolineo due piccoli punti di questa descrizione. La parola simmetria che è stata ripresa anche stamattina, che ci chiama a un compito, non è così automatico che la simmetria con l'apostrofo
riesca a cancellare, ma non ci deve scandalizzare, cioè situazioni fragili, situazioni più forti tendono al riconoscimento reciproco, ma ovviamente rimane una situazione, quindi è un tema dinamico questo, più che una ricetta magica. E l'altra questione, ringrazio l'accenno sul lavoro, perché mi pare che rimandi con un tema che noi non risolviamo un problema sociale, ma accompagniamo un nuovo progetto di vita. E quindi queste persone, la mamma col bambino, ha bisogno di ripensare l'intero progetto di vita e la variabile lavoro, e tutti, ma anche per loro, riguarda il diventa decisiva. Mariano Iavarrone, mediamente hanno sforato tutti. 15 minuti. Quanti avanti tu? Come vuoi tu? Ok, va bene. Poi però poi si mette comodo. Aiuto io. Il mio? Il pronome. Sì, sì. Sì. Tette. Sì. No. Non c'è niente da schiacciare. Pronto? Allora, salve, io considerata l'ora anche un po' percependo con distanza, mi sento appunto di assumere il mio intervento anche con delle immagini, così diciamo un po' di stare un po' sul tema. Intanto ringrazio l'invito e anche appunto trasmesso la condivisione, cioè il piacere di stare qui, non solo perché mi sento a casa, tutta la mia storia, no, con il progetto famiglia, ma anche perché l'esperienza che vi racconterò è un'esperienza campana, un'esperienza della provincia di Napoli. In modo particolare vi porterò come un centro per le famiglie, quello della una cooperativa sociale di Rete 95, dal 2008 sta formando ad implementare un lavoro di comunità che riesca a tenere dentro appunto quelle situazioni di fragilità sociale, in modo particolare di madri appunto, e di quelle condizioni di persone che vivono in quel margine sottile, no? Tra le istituzioni che non possono o non riescono a prevedere e la vita quotidiana, insomma, che rende appunto invisibile alcune situazioni. E passo la fine dei supposti appunto. Il presupposto forse per il così va meglio? Un po' più forte. Si sente? Bene. Alcuni presupposti. Intanto appunto il centro nasce nel 2008, attualmente è un centro accreditato dalla Regione Campania e da giusto un mese fa è in convenzione con l'ambito N22, con la Suma Vesuviana, per appunto la gestione del servizio centro delle famiglie di ambito. E è un centro un po' di generis, perché oltre a appunto alle consulenze, appunto alle prestazioni che solitamente un centro erola, quindi servizi di consulenza vari, mediazione familiare piuttosto che formazione, si cerca attraverso la nostra stessa attività di dare forma proprio a quella che è la mission educativa e comunitaria della cooperativa, che li assume in questi presupposti. Intanto la capacità, la tenacia a voler stare, a voler sostare in quella che è la cronicità. Ci sono storie che ormai come operatori le riconosciamo e le conosciamo abbastanza, storie che probabilmente non potranno avere un'evoluzione positiva, storie che, per le quali nonostante i tanti interventi, nonostante i tanti sostegni, poi di fatto producono ulteriori disagi, ulteriori sofferenze. Parlavo qualche tempo fa con una collega e la quale da 30 anni impegnata a Napoli mi diceva: ma io ormai vedo le seconde generazioni delle varie 285 che replicano esattamente quello che hanno fatto le famiglie d'origine, e sono quelle che hanno avuto tutoraggio, hanno avuto educativa domiciliare, hanno avuto anche affido familiare, ma in realtà nulla è cambiato, che è una cosa drammatica. Però ci aiuta un po' a stare sul pezzo, come si dice stamattina. Molto spesso il nostro lavoro è un lavoro nella cronicità, dove sicuramente occorre fare di tutto per affrontare, per risolvere, ma molto spesso, come anche si ricordava qualche stamattina,
il nostro intervento consiste nel sapere accompagnare senza la pretesa di risolvere. Questo è un po' quello che dice dell'identità, di quello che come centro stiamo facendo. Altro presupposto è quello appunto di resistere alle semplificazioni. Anche i modelli tante volte saltano le procedure, perché incontri le famiglie, incontri le persone, non tanto l'idea di famiglia che abbiamo in testa come operatori, come persone, e lì tante volte bisogna smontare quelli che è il proprio bagaglio, la propria cassetta degli attrezzi, e inventarsi cose nuove. Laddove molto spesso il lavoro consiste nel prevenire ulteriori danni. È proprio il criterio dell'abbassamento della soglia, della prevenzione di ulteriore degenerazione di quello che accade. Altro presupposto, l'ho messo in corsivo perché riporta la frase di una decina d'anni fa di un magistrato della Procura di Napoli, che da magistrato diceva la rete è contatto fisico, e poi aggiungeva si fa la domenica mattina, al bar, davanti a un caffè o appunto a casa di qualcuno. Questi sono alcuni presupposti. E chiaramente, appunto, qui quello che il centro cerca di fare è di dare luce appunto alla sua forte vocazione comunitaria. Qui sono appunto alcune foto di alcuni momenti dove sono anche le gite di cui appunto Marco parlava. Questi sono foto di varie attività che vengono appunto portate avanti. In particolare ci sono esperienze di gruppi di famiglie affidatarie che stanno con le famiglie d'origine. Questo è qualcosa che penso che sia importante. L'affido viene condiviso, viene curato tenendo insieme i genitori dei bambini con le famiglie affidatarie attraverso incontri almeno mensili. Incontri chiaramente fatti in modo partecipativo, con il laboratoriale, piuttosto che appunto con delle uscite, con delle gite come queste, dove l'obiettivo è stare insieme, scambiamoci emozioni, scambiamoci esperienze, sappiamo che stiamo sulla stessa barca. E non è il tempo appunto di approfondire poi anche i percorsi di formazione che per le famiglie affidatarie, ma che molto spesso anche qui quante volte i modelli passano, perché poi mi trovi di fronte a una situazione familiare sulla quale dire ma non ci scommetto molto, poi va a vedere che l'incasso si realizza e le cose evolvono positivamente. Quindi io amo definire questa esperienza come quella di un incubatore continuo, dove si sta dentro e si capisce insieme, passo dopo passo, quello che succede. Avendo chiaramente in mente dei modelli, delle cornici teoriche, una professionalità, ma che tante volte poi potete perdere a volte e anche giocarsi sul campo per appunto stare a fianco a qualcuno. Alcune esperienze, il laboratorio di comunità, un'esperienza nata circa 3 anni fa, in cui in quartiere appunto di Marigliano, che è l'Autodomini, la parrocchia, la scuola, la cooperativa, insieme all'associazione di volontariato, hanno cominciato ad incontrarsi periodicamente per dire bene, quello è Pasqualino, che ha la sua storia, frequenta la parrocchia, poi la scuola, poi frequenta anche il centro socio-educativo della cooperativa, in che modo possiamo insieme condividere qualche pezzo della sua storia. E dal laboratorio poi sono nate esperienze anche comunitarie, tra cui appunto l'estate ragazzi che raccoglie 400 ragazzi del territorio, un festival dedicato ai ragazzi che giunto alla quarta edizione tiene insieme anche la diocesi di Nola, cioè un po' di nonché l'ufficio scuola del provveditorato, e quindi con l'obiettivo di creare cultura, creare comunità. Mamme insieme è questa esperienza appunto di mamme affidate, di mamme e famiglie affidatarie che condividono. Io su questo vorrei portare una storia più che appunto un modello. Anna è appunto mamma di due ragazzi, uno di quali appunto la bambina, che all'epoca era una bambina, appunto fu allontanata e affidata ad una famiglia. Affido che poi nel tempo è evoluto e come molto spesso capita, è diventato una psicosimetria e poi ha avuto dei casi particolari. Nell'arco di 8 anni, che è la durata, l'adozione è stata formalizzata soltanto lo scorso anno, la mamma ha continuato ad incontrare
la famiglia affidataria e la figlia attraverso appunto questa esperienza, che grazie al supporto tecnico poi è fornito dal centro delle famiglie, e si è costruito tra di loro un rapporto che non so se definirlo amicale, ma comunque un rapporto di fiducia, laddove oggi, nonostante appunto l'adozione avvenuta, nonostante l'archiviazione del fascicolo del tribunale, le due famiglie continuano a vedersi, organizzando, dopo una fase di accompagnamento, fornita dal centro, si auto-organizzano appunto per poter stare insieme, come appunto la famiglia allargata intorno a questa figlia. Questa come altre storie, il centro appunto sta sul territorio e diventa il luogo in cui, cui molte persone vengono a buscare semplicemente per confrontarsi, perché c'è un momento di crisi, o perché c'è una situazione economica talmente precaria che vogliono trovare qualcuno che almeno possa ascoltare. Altre storie, c'è ad esempio quella di, posso dire, la chiamo Maria, una donna del quartiere che vive con un marito alcolizzato e due figli adolescenti, di cui sono in stato mentale. Maria l'ultima volta che è venuta da noi perché a seguito dell'interrogativo di Sicilia il servizio l'hanno accompagnata, sapendo che ormai da 5 anni segue per il centro e si guadagna da vivere attraverso un laboratorio di uncinetto che fa insieme ad altri bambini. Noi semplicemente mettiamo a disposizione una stanza in cui si organizzano e la sua capacità è quella di saper lavorare all'uncinetto, non so fare altro in vita. Questa cosa la faccio per la mia vita, è diventata lei stessa, le mie amici e altre persone, altri signori del quartiere che cercano di fare la stessa cosa. E arriva molto di fronte a questa famiglia, i servizi hanno deposto le armi e anche noi ci rendiamo conto che molto più di questo purtroppo non si può fare, ma intanto avere il fatto che lei ci veda come un riferimento diventa un modo per andare ancora più giù. Così come ci ricordiamo delle madri sole, sicuramente, ma c'è anche una storia anche di un padre solo dove appunto che vive con il figlio, anche l'adolescente, che è stato abbandonato un po' di anni fa dalla mamma. Un padre che ha avuto anche qualche problema con la giustizia, ma che cerca alla meglio, veramente io quando sono stato a casa sua ho fatto lo scontrario di quanta capacità poi, di quanto può essere capace un padre, di che capacità può essere sviluppato un padre nell'accoglimento di un figlio. Un padre che alle 5 del mattino si alza per fare quello che può fare, la consegna del latte, e poi sta con il figlio, la sua vita, la sua giornata è in funzione di questo figlio. Figlio che vive le sue crisi, il trauma dell'abbandono è importante, e che molto spesso noi andiamo a casa a prendere. Senso, la sua vita molto spesso la passa in casa, a letto perché si inventa chissà quale malattia, andiamo a prenderlo a casa, va, viene al centro, stanno insieme, e quindi diventa anche quello un modo per non cadere poi in forme anche dei presidi che sono proprio lì dietro l'angolo. Mi viene in mente anche la storia di Nunzia, una donna ormai senza fissa dimora, a seguito, che si è chiaramente scompensata a seguito dell'allontanamento dei suoi figli, ora in adozione, che continua a, nonostante ormai l'adozione sia formalizzata da 3 anni fa, lei continua a venire al centro. Il centro è collegato ad una comunità educativa, una casa famiglia che sta esattamente al piano superiore dove appunto c'erano i figli, continua a venire chiedendo dei ragazzi. Non serve spiegare che ormai non stanno più lì, lei continua ormai scompensata, ma per lei è importante poter venire una volta al mese quando vuole e trovare lì un armadietto con i suoi aspetti personali, ha lasciato lì e farsi una doccia. Sono storie come queste che danno appunto, vorremmo anche dire l'idea di un modello di centro per le famiglie che non è soltanto un servizio appunto consulenziale, ma che cerca appunto di tenere dentro situazioni che sono sicuramente situazioni forti. Penso che ci sia ormai nel lavoro sociale che svolgono i Soriani, ci sia ormai una zona di confine, una zona forte, una zona grigia, dove ormai non si può fare altro, ma bisogna stare dentro per evitare che succeda qualcosa di peggio. E questo è un terreno molto scomodo, dove appunto a volte
ci si ritrova soli, altre volte appunto si fa forza su risorse che poi si possono costruire. Questa è la foto di un gruppo di donne immigrate che appunto ha iniziato ad incontrarsi con il pretesto appunto di un caffè insieme, sono animate da due animatrici, con adesso un caffè insieme adesso, oltre a fare questo discorso italiano, sogna di mettere su un'impresa di catering e vediamo un attimo cosa potrà succedere. Perché? Finito. Il tempo vola. Guarda un attimo, ecco, mi soffermo su questo, la zona intermedia, no? Sono scuole povere, sulle quali un centro delle famiglie in questo caso può lavorare e avere una funzione di uscimento, senza appunto a volte risolvere delle situazioni, ma stando lì potendo condividere delle esperienze. Una delle esperienze appunto nuove, nata qualche mese fa, è quella della rete famiglia accanto, e qui la contaminazione del progetto famiglia per me è stata fondamentale. Sono riflessioni perché per molti anni, appunto con Marco, ho avuto la fortuna di condividere, di come cos'è rete famiglia accanto. È una rete appunto assolutamente informale, attualmente di una trentina di persone, che hanno deciso semplicemente di non solo di stare insieme, di incontrarsi e anche di formarsi un po', ma di dare una disponibilità per fare cose pratiche per le famiglie che, o per ragazzi che nel proprio quartiere, nel proprio paese, potrebbero avere qualche forma di bisogno. Dal bisogno, bisogni come quelli dell'accompagnamento a scuola, piuttosto che al centro di riabilitazione, o il sostegno a famiglie che accolgono bambini in affido. Quindi supporto affido, aiuto ai servizi, anche la realizzazione di eventi, appunto la famiglia organizzare la festa per la prima comunione del proprio figlio, cosa che a cui il gruppo sta lavorando, persone che possono rendersi appunto vicine e prossime a queste situazioni. E mi assumo e concludo con questo quadro di una rete che mi sembra che proprio simboleggi bene tutto quanto. Molto spesso nel lavoro sociale guardiamo al problema, ma dimentichiamo che dietro il problema c'è altro. E come Magri, appunto, il nostro piccolo sogno è quello di poter vedere il futuro dietro a delle situazioni problematiche, quello che appunto molto spesso è invisibile. E ancora c'è molto cara, mi è molto cara personalmente il condivido, la presentazione del filosofo Lavella, il quale diceva non starmi davanti perché potrei non seguirti, non starmi dietro perché potrei non guardarti, restare a fianco, saremo compagni di viaggio. Grazie. Una frase, al di là della cosa in generale, una frase mi è piaciuta molto quando ha detto nonostante l'archiviazione del fascicolo familiare a base tribunale, perché ci dice di un lavoro che ha una dimensione istituzionale, burocratica, procedurale e poi di un grande compito che è invece quello di una presenza concreta che genera poi variazioni di vita e tra l'altro è proprio virtuoso che di questo grande carico relazionale resti un patrimonio che prosegue, anche se ovviamente che sta in un'istituzione che ha un compito diciamo formalizzato a un certo punto deve aprire e chiudere dei percorsi, ma è la comunità che tiene in carico questi progetti di vita, quindi sarebbe anche di fare. Ora ai molti eroi che sono sopravvissuti fino ad adesso, restando seduti e con l'attenzione, c'è la possibilità di fare domande per avere chiarimenti sulle testimonianze, di raccontare qualcosa, di alimentare un dibattito, di fare una domanda impertinente, è l'occasione. Ovviamente, vista diciamo, la forte propensione al discorso di questo, al massimo 5 minuti, che sono tanti per fare una domanda. Prego. Thank you.
intervento si fa. Scusa, mi sa che serve che ti venga il microfono. Perché non si fa niente. Intanto gli altri si mettono in coda. La verità non è che pensavo di fare un intervento. Era solo una domanda, siccome sono un assistente sociale del web di Napoli, del Ministero Giustizia, quindi c'è il problema delle persone che a volte veniamo anche con il carcere, eccetera, in misure alternative. Allora volevo capire un pochino meglio, specialmente il signore che sta nella zona del nostro, diciamo, di Marigliano, quali sono gli interventi che possono essere fatti se c'è la possibilità di trovare degli accordi, delle cose in modo tale che quando uno si trova di fronte a determinati soggetti sa a chi rivolgersi. Perché a volte il nostro problema è quello. C'è un problema in sì, e noi che facciamo? Questo è tutto. Com'è il nome? Santilli. Attualmente nella nostra realtà ospitiamo minori in area penale che alzano le posti messa alla prova. Questo almeno ne abbiamo almeno due ogni anno con cui facciamo un percorso. Con gli adulti non ci abbiamo pensato. Possiamo studiare insieme. Perché no? Perché no? Ci sono delle cose che si possono realizzare. Se ci sono delle proposte, ne parliamo. Abbiamo assistito all'annodarsi di un nodo di una rete. Funziona anche così. O la domenica mattina prendendo il caffè, o se ci manca una domenica. Amore. Quindi se avete dei biglietti da visita da andare, ma li scambiamo, certo. Ma io scrivo i dati. Va bene, dopo ci. Sono Mauro Sala, sono assistente sociale del servizio di ortica del quartiere della Romagna del Municipio. Era solo una considerazione, nel senso che parlando di buone prassi, diciamo che parla sempre di cose negative, ma quello che voglio dire in maniera molto breve. Che credo no? Siamo in un processo di cambiamento, come tutti i processi di cambiamento è un processo di crisi. E come tutte le crisi c'è sempre la possibilità nella difficoltà di inventarsi, costruire cose anche di nuovo. No? Il motivo per cui io sono qui è perché, fatta la conoscenza di Marco, diciamo che sono chiesto a parlare di questo in questo momento è sono contento che c'è, nonostante le situazioni di crisi, comunque un fermento nonostante la limitatezza delle nostre organizzazioni, diciamo, enti in cui lavoriamo, un fermento degli operatori. E rispetto all'argomento madre figlia, almeno cioè Roma, pur essendo una realtà grande, ma anche una problematica anche in termini di formazione, non abbiamo più università, eccetera. E quest'anno Roma per la prima volta ha aderito al progetto PISCI, difficile sintetizzare, sostanzialmente è un po' un giro di volta, una rivoluzione copernicana, come detto Marco, ha parlato. Dico questo perché credo che ci siano maturati tempi perché noi operatori possiamo in qualche maniera disvedere ciò che una volta chiamavamo anche il cioè, soprattutto che
migranti, insomma le persone di cui parte magari siamo chiamati a servire in un'ottica diversa. Quello che volevo semplicemente dire, anche rispetto all'affidamento familiare, che ha avuto un'ottica, insomma, superato con l'ottica del fare i corsi, che era poi propone famiglie, l'idea di scendere sul terreno gli operatori per creare comunità è una realtà che piano piano si sta, diciamo, diffondendo, sono alcune realtà che non c'è bene in Cile che è riuscito questo. E semplicemente questo vuol dire che è solo un piccolo fervore nonostante la crisi di difficoltà. Grazie. Grazie. Altri? C'è questo signore alto che sta vicino. Io sono Marco Federini, sono responsabile di una cooperativa sociale di Roma che lavora con 5 case famiglie, di cui una è mamma e un bambino. E insieme, diciamo, alle altre case famiglie di Roma, abbiamo avuto l'attività di parete di cui ha parlato Salvatore. No, il mio intervento breve è diviso in due. Una è una considerazione, un ringraziamento, diciamo, all'ultimo relatore sul tema, diciamo, della l'inclusione a volte ha anche delle sfaccettature legate a non risolvere i problemi, nel senso spesso bisogna coesistere con le criticità, perché molte non hanno l'happy ending che vorremmo avere tutti noi operatori sociali. Quindi accompagnare le mamme con bambino a volte significa anche constatare i fallimenti, constatare che non arrivano all'obiettivo che ci eravamo dati, o forse che l'obiettivo era sbagliato, quindi bisogna anche saper coesistere con la criticità, e questo è molto difficile per noi operatori, almeno per me, che come tutti, molti operatori sociali abbiamo un po' della sindrome della Salvatore, no? della salvezza di Salvatore. Invece bisogna imparare anche a saper stare, imparare anche da molte mamme africane che fanno molto lenti, sono contenti dei piccoli successi che raggiungono. L'esperienza del gruppo delle mamme che si aiutano tra di loro è l'esperienza che facciamo anche a Roma e quindi, diciamo, anche nella criticità però magari si ritrovano, no? Gli operatori sociali hanno fatto amico, loro continuano a vedersi una volta al mese e si accompagnano nelle cose nascose, no? Con questo non voglio dire che bisogna associare l'assistenzialismo, bisogna sempre vigilare e far sì che i percorsi siano evolutivi, però a volte non ci si riesce e quindi accompagnare significa anche questo. Poi una domanda del Marco Giordano sullo spunto che ha dato all'inizio della plenaria, e cioè che uno di occuparci delle cose che ci occupiamo, dovremmo anche occuparci di altro, e cioè chi lavora nel sociale anche pensare un po' alla scuola, chi lavora nella scuola anche al sanitario. Mi sembra uno spunto su cui riflettere ritornando a casa verso Roma, forse diventando anche a delle piccole esperienze di inclusione fatta anche per quello, no? È una provocazione, però credo che se noi facciamo soltanto il nostro mestiere, non ci siamo anche di andare a fare il progetto nella scuola, che è semplice, che magari è la raccolta di temi sull'accoglienza, che permette poi ai bambini di parlare di quell'accoglienza, di quel tema dell'accoglienza a casa, tornando a casa, oppure organizziamo poi un incontro con i genitori, non riusciremo, perché da soli non ce la possiamo fare, cioè o allarghiamo e coinvolgiamo il pediatra, la maestra, oppure non ce la facciamo, non so se manca veramente delle paratiche, dei punti metodologici.
delle prassi innovative che ci può condividere. La domanda è pericolosa perché rischia un'altra relazione. Riesce a dare un feedback sintetico? Sì, mi impegno. Mi impegno solennemente. Ma a me pare che, volendo essere concreti, c'è innanzitutto un livello di attenzione al potenziamento dell'altro, dove l'altro è l'altro da me anche come ruolo istituzionale, come all'interno di una relazione sana di collaborazione tra operatori che condividono il medesimo territorio e in qualche modo la medesima prende in carico. Io con il bambino ce l'ho a scuola, io ce l'ho come assistente sociale, tu ce l'hai come medico, tu ce l'hai per la carriera di lavoro, stando anche sull'istituzionale e sul meno istituzionale. La Sala Consilina, che è un comune che si trova nella zona sud di Salerno, è in corso da ottobre scorso un percorso che si chiama Nuovi Cortili e che rappresenta il tentativo di lavorare su questo fronte. In realtà è stato anche sperimentato per poi dentro a Roma a varie sfaccettature. Lo specifico è questo, e cioè il servizio sociale e alcune associazioni hanno messo a tema questo quesito: come riusciamo a rinforzare gli oratori parrocchiali per farli funzionare meglio e far diventare luogo di inclusione? Cioè, in che modo l'assistenza sociale e alcune associazioni possono dare una mano al miglioramento del funzionamento? Quindi, l'associazione si rende disponibile a portare a andare a prendere alcuni bambini affinché accedano alla loro, altrimenti non avrebbero potuto. Il servizio sociale fa dei colloqui periodici con il parroco, con i volontari, per comprendere in che modo bisogni che riguardano le situazioni già prese in carico dal servizio possono essere, diciamo, effettivamente. Ora, questa è una forma semplice, molto semplice. Dopodiché non si è potuta fare con tutte le associazioni di Sala Consilina, né con tutte le assistenze sociali, né con tutte le parrocchie, perché sono le reti, la voglia. Allora ci siamo detti che occorreva mappare, diciamo così, gli operatori sociali prosociali, cioè quelli, come dire, che hanno questa disponibilità, i resistenti, quelli che non si chiudono all'interno del proprio ruolo, che sono più grandi del ruolo che gli è stato assegnato. Non so se riesco a dire. Ora, tra questi, in modo non lineare, ma molto di bricolaggio, diciamo così, si possono mettere insieme dei grappoli. Ci sono già alcuni di questi grappoli, che già succede. Però succede molto, in modo molto bilaterale. Cioè io che non so più l'assistente sociale, ma sono Marco, e conosco l'insegnante, non è più insegnante, ma è Francesco. Marco e Francesco già danno una mano se c'è questa. Ora, mappare queste bilateralità, diciamo così, e provare a metterle, farle diventare multilaterali, in modo semplice, dal basso. Stiamo parlando di due parrocchie, due associazioni, che è l'assistente sociale, quindi una cosa molto piccola, che però ha scelto di vedersi una volta al mese per fare il punto, e una volta di volta no, c'è un accompagnamento esterno, che fa un po' di contratto, per esempio, che è una cosa di specie, svolgo io. Ebbene, questa cosa poi è proprio light, ma sta permettendo dei passaggi di avanti. Aggiungo un'altra cosa però, ovviamente può anche essere messa a tema in modo più top down, diciamo così, perché mi viene in mente tutto il lavoro che sta facendo l'Agenzia per la Famiglia, la Normalità e le politiche giovanili della provincia autonoma di Trento per formare i connettori sociali, cioè persone pagate dalla provincia autonoma che hanno il loro posto, che per mestiere fanno, che mettono insieme la gente nell'aiutarsi reciprocamente. Ma così come c'è un progetto interessante della Regione di Los Angeles, che si chiama Community Lab, che pure va in questa direzione, cioè come dire, dal basso, di dove i vertici non ci assistono, diciamo così, o dall'alto, quando è possibile, poi la scommessa è far congiungere le due dimensioni, perché la riflessione che non hanno stato consiglia è come dare un rilievo formale a questa rete informale. Ora, senza il servizio, la parrocchia e l'associazione, se arriva un protocollo d'intesa, quello dà un rilievo ulteriore, un riconoscimento a quell'assistenza sociale che è messa in gioco, cioè, come dire,
non so, un po' così, artigianale. Posso fare una domanda Francesca Macci? Allora, io penso che questa cosa della femmina di gruppo conference è intrigante, perché la possibilità che tra i familiari e gli amici delle persone che teniamo in carico ci siano le risorse che alla fine ci possono dare mano non solo loro, ma pure a noi, perché riusciamo a intervenire meglio, la dico in inglese, è una figata. Ecco. Allora, però probabilmente un servizio si pone, una società si pone un quesito, cioè quanto lavoro aggiuntivo l'attivazione di questa cosa mi può determinare? Se io lo volessi fare, non per tutte le famiglie che seguono, per il primo quarto, per una, per cominciare a testarlo, come faccio? Devo cominciare da solo? Devo soltanto leggere il libro di Francesca Macci, che tra parentesi è acquistabile con lo sconto, come dire, c'è una forma di accompagnamento, mi dovessi dire al mio dirigente, senti, ma facciamo un progettino che può durare quanto? 6 mesi? 2 anni? Per seguire le prime 5 famiglie, che c'ho 100.000 euro, non basta, qualche indicazione diciamo di fattibilità. Grazie per questa domanda che consente di entrare molto nello specifico, perché un quarto d'ora è proprio top per parlare di questo modello così ricco. Allora, innanzitutto la prima considerazione è che la Family Group Conference non richiede un lavoro aggiuntivo, semplicemente, forse dietro questo semplicemente c'è una sfida, chiede agli operatori un cambio di prospettiva, quindi non lavoro in più, ma cogliere la sfida di lavorare in maniera differente. Che il Family Group Conference, non ho avuto modo di dirlo prima, lo dico adesso, non è che sono tanto un intervento, quanto sono un processo decisionale che produce interventi, che nascono dalla collaborazione tra i servizi e la famiglia. E non solo non produce lavoro in più, ma consente di produrre capitale, nel senso che concordo pienamente quello che diceva Marco nei corsi di formazione, uno dei primi concetti che io esprimo è che quando proponiamo a una famiglia di fare una family group conference, in realtà stiamo proponendo in primis a noi operatori di lavorare meglio con quella famiglia. Quindi il fatto di coinvolgere una famiglia sociale, una rete allargata di persone, sostanzialmente ci dà la possibilità di avere dei collaboratori dentro il progetto d'aiuto, quindi non dobbiamo fare tutto noi, questa è una ricorrenza che mi dicono gli operatori che hanno partecipato ai progetti pilota che ho avuto modo di seguire, ma sentiamo che c'è una responsabilità di aiuto condivisa. Quindi, sintetizzando, non richiede più lavoro e anzi produce capitale da investire nel progetto di aiuto. Per quanto riguarda la fattibilità, diciamo che ciascuna organizzazione sceglie la propria fattibilità. Ci sono stati progetti in cui abbiamo realizzato 83 riunioni di famiglia proprio nell'ambito scolastico come forma di prevenzione, ma ci sono state realtà in cui abbiamo realizzato 3 riunioni di famiglia, perché quella era la possibilità. Generalmente si parte con diciamo, un seminario introduttivo che aiuti gli operatori, ma non solo gli operatori, la comunità tutta a entrare nella logica del modello e poi formando qualche facilitatore, qualche portavoce si va avanti, ognuno mette le risorse che può per darvi in ordine l'idea di dire dal punto di vista economico una riunione di famiglia completa nella tutela può stare in ordine dei 900 euro, che però come mi hanno insegnato i colleghi europei, perché questo modello è molto diffuso in Europa, il Fairphone Network che si chiama European Network of Family Group Conference, ma c'è neanche uno italiano che si chiama Riunione di Famiglia, una pagina Facebook, vi suggerisco di cliccare, una pagina che amministro io proprio col desiderio di creare un network con
i soggetti italiani che si stanno sperimentando in questo modello, quindi una riunione di famiglia, vi dicevo, in tutela molto complessa che richiede un percorso di circa 30-40 ore a un costo di 900 euro che i colleghi dicono in Europa non deve essere visto come una spesa quanto come un investimento. Per dirvi, in alcune family l'esito è stato di ridurre l'intervento che era messo in campo dagli operatori, ad esempio le ragazzine che andavano con i fratelli a un centro diurno tutti i giorni, 5 giorni su 5, con un costo quindi di una retta di un centro diurno per due, in seguito alla family hanno ridotto la frequenza da 5 a 3 giorni con l'idea poi di chiudere perché sono state attivate altre risorse, per cui in quei casi 900 euro poi hanno determinato un risparmio significativo. In questo momento sono la madrina del modello, quindi seguo diversi progetti pilota, se qualcuno fosse interessato a approfondire poi tramite Marco posso lasciare anche la mail che comunque quella che si parla sul sito dell'Università Cattolica. Bene, perché è milanese possiamo chiudere con un attimo di anticipo. Qualcuno vuole fare un'ultima domanda? E non sentono. Non sentono gli altri. Venga qua, venga qui. Ci mannaggia. Venga fino a qui, non sa che sono Angela De Girolamo, presidente dell'associazione Famiglia per Tutti Onlus di Bari, ed è un'associazione di famiglie affidatarie e accoglienti. E la domanda la ringrazio perché sono interessata a questo modello e la domanda è proprio quella, cioè se è stato utilizzato per esempio questo modello con un'associazione di famiglie affidatarie. E aggiungo anche questo che rivolgo a tutti i presenti al tavolo, quanto e in che modo le associazioni familiari possono contribuire alla costruzione di un approccio così, credo, familiare, tra virgolette, alle situazioni di tutela. Grazie. Prego. Allora, nello specifico in un territorio della Lombardia, nel territorio del Garbagnatese, con l'azienda speciale Comuni Insieme, abbiamo lavorato proprio sull'utilizzo del modello delle Family Group Conference nell'ambito dell'affido familiare, proprio perché vi dicevo che queste sono anche le mie due anime, quindi abbiamo detto come questo modello può aiutare a definire progetti tra famiglia d'origine, famiglia affidataria, servizi, coinvolgendo i bambini e i ragazzi che a oggi l'affido lo subiscono, in una progettazione congiunta di questa esperienza che se non è relazionale rischia di essere un'esperienza molto difficile che poi rischia di tirare questi poveri bambini e ragazza per la giacchetta, perché ciascuno è finalizzato alla protezione ma dalla sua prospettiva nella difficoltà di vedere la prospettiva dell'altro, quindi abbiamo lavorato su 6 progetti di affido. In avvio abbiamo proposto la riunione di famiglia oppure l'abbiamo proposta quando il progetto di affido era in crisi come modalità di riprogettazione. In questo caso abbiamo lavorato con i servizi affidi e con le famiglie affidatarie, ma per esempio in un'altra realtà dell'Emilia Romagna, Savignano sul Rubicone, abbiamo invitato alla formazione per i facilitatori proprio le famiglie affidatarie, ritenendo che possano avere delle competenze relazionali importanti, e poi di queste famiglie affidatarie, per esempio, 2 settimane fa hanno concluso una riunione di famiglia, portando nell'esperienza di essere facilitatori della riunione di famiglia la loro ricca esperienza di essere genitori affidatari. Quindi dal mio punto di vista potrebbe essere una collaborazione molto ricca. Io sempre dico alle organizzazioni che organizzano dei corsi, aprite il più possibile, uscite dal confine istituzionale, coinvolgete il terzo settore, volontariato, i liberi cittadini, e quindi sicuramente come dire, il mondo dell'affido secondo me è tanto ricco di competenze esperienziali da giocarsi. Mi pare che siamo stati abbastanza bravi, abbiamo rispettato
rispettato il mandato del titolo. In particolare si è capito bene che l'inclusione è un obiettivo e che per farla deve essere comunitaria. Quindi una sfida per tutti. Che è un percorso, c'è scritto percorsi di inclusione comunitaria e che quindi c'è un futuro, c'è una fatica da fare, quindi non una ricetta che una volta imparata poi si innesca, ma l'idea che con le persone, la persona si deve costruire una processualità. Forse non siamo stati bravissimi nello spenderci sullo specifico delle madri sole, forse ci manca un po' un profilo dei bisogni, della specificità di questo strano utente che è una coppia, ed è una coppia asimmetrica e che ci pone problemi di varia natura. Allora, questo probabilmente è anche una riflessione che verrà anche dalle interazioni degli altri quattro gruppi. Abbiamo anche implicitamente percepito che le cose che facciamo dobbiamo saperle raccontare, dobbiamo leggerle, dobbiamo registrarle, perché si impara tantissimo in questa dinamica di rete, in questa dinamica relazionale, non ci sono risultati facilmente rileggibili. Le domande a Francesca sono: con tutto sto lavoro che cosa si genera? Allora questa è un'attenzione forte per chiunque genera progetto sociale e solidarietà. Avere in mente che deve leggere quello che fa, Marta aveva parlato di intensività, e poi lo riconsegnato come un esito di cui essere orgogliosi, perché anche le sconfitte e le fatiche e i piccoli passi sono un valore, sono qualcosa che resta, sono qualcosa che ha generato. Mi permetto di chiudere rimandando a, non so bene, che hai a capo un lavoro interessante, visto che al pomeriggio deve fare una sorta di restituzione di questo lavoro. Mi permetto di chiudere con due espressioni pubblicitarie che dicono quali sono, qual è il clima culturale dentro cui siamo. La prima, l'uomo che non deve chiedere mai, che è, come dire, la rappresentazione pubblicitaria di un'antropologia velleitaria. Si è parlato del dono, si è parlato del non essere sempre nella parte del debito, ma del mettere anche dalla parte di chi dona, ma qui l'illusione dell'uomo contemporaneo, cioè quello che famiglie scombinate e famiglie solide respirano, è che chiedere è un essere di meno. Allora noi invece stiamo rigenerando l'antipubblicità, cambieremo profumo da comprare intanto, perché non ci riconosciamo nell'uomo che non deve chiedere mai, ma soprattutto perché sappiamo che l'uomo è domanda, è richiesta, e che l'uomo per diventare felice ha bisogno di un altro, quindi la relazionalità non è uno strumento di lavoro sociale, è come dire una risposta al bisogno dell'umano. L'altra pubblicità è una cosa meno nota che dovevo leggere, ed è la pubblicità di una bella ragazza di 20 anni in fotografia che per pubblicizzare per la domanda alcolica dice: non mi interessa sapere quello che pensano gli altri, mi basta quello che penso io. Se ci pensate, è la descrizione della solitudine più normale. Cioè, ma io non voglio chiedere così, perché io voglio fregare le cose che dice Liliana, imparare dagli altri, no? E questo ci dice del metodo, del punto di vista, e ci dà anche una risposta impertinente a quel tema di Marco quando diceva: dobbiamo aiutare la scuola a fare la scuola meglio. Però rendiamoci conto che bisogna anche non andare a cantare la messa a casa del prete, bisogna anche saper rispettare i ruoli, allora devi essere discreto, però devi aiutare anche tutti a uscire dalla logica del mi basta quello che so io sono la scuola e tu stai a casa tua, tu fai l'assistente sociale, ma anche l'assistente sociale dice a quelli della scuola non venire a insegnarmi il mestiere. Quindi questa è la fatica dell'avere uno specifico forte, solido, di cui non aver paura. Io sono sicuro che il mio profilo professionale ha qualcosa da dare, che la mia organizzazione ha un mandato chiaro, e contemporaneamente sono disponibile a entrare in quella terra di nessuno, dentro cui metto in dubbio le mie certezze e accetto di lavorare sulle certezze degli altri. Allora, insomma, un mestiere complicato, però per meno di così non sarebbe neanche troppo bello vivere e lavorare, quindi coraggio, buon appetito e auguri.